Aspetta Nicolò che, ok, Perfetto. dovremmo esserci, Ottimo. quando vuoi. Allora, perfettamente puntuali, quindi iniziamo appunto la nostra presentazione e vabbè, chiaramente inizio presentandoti Ann, perché a parte no, prima cosa, grazie mille veramente da parte mia, da parte della Fondazione Sasso Corbaro. Fondazione Sasso Corbaro, che tra l'altro appunto ha come sempre accettato questa mia proposta, io sono felicissimo. E allora ti presento proprio brevemente e poi dopo ti lascio leggere poi qualcosina e poi partiamo. Allora, io non ho bisogno di presentarmi, sono Nicolò, chi appunto è amico della fondazione mi conosce già, abbiamo già fatto qualche serata. Non è importante. Allora, l'importante è appunto che presento te, quindi Ann Orstevik, norvegese di Tana, giusto? Originaria di Tana. Io ho fatto questa cosa che si chiama googolare. Ho googolato su Google Maps dove è Tana e sono praticamente finito al circolo polare artico, su nei ghiacci, nell'estremo nord della Norvegia. Parla benissimo l'italiano perché Anna ha vissuto a Milano. 15 romanzi, giusto? E un saggio a questo punto della tua carriera da scrittrice, e 30 lingue in cui sei stata tradotta. Poi parleremo non solo di Ti amo in questa presentazione, parleremo anche di altri tuoi due romanzi tradotti in italiano, quindi non voglio dire quanto hanno vinto perché lo diremo dopo. E niente, stasera siamo qui per Ti amo, quindi probabilmente la cosa migliore è che parti tu. E parti tu, contiamo. Allora, primo leggo, no? Benissimo, sì. E allora io vorrei iniziare di leggere, questa è la versione norvegese, e io vorrei iniziare di leggere un piccolo piccolo pezzo dall'inizio, dall'incipit del libro in italiano, in norvegese, e poi rileggere questo, lo stesso pezzo in italiano e poi ancora un po' di più, un po' più lungo. Jeg elsker deg. Vi sier det til hverandre hele tiden. Vi sier det istedenfor å si noe annet. Hva skulle det andre ha vært? Du, jeg holder på å dø. Vi, ikke gå fra meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Før, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten deg, når du ikke er her mer. Nå. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med disse dagene, denne tiden, hvor døden er det mest synlige i alle ting. Jeg elsker deg. In italiano. Ti amo. Ce lo diciamo tutto il tempo. Ce lo diciamo invece di dire altro. Cosa sarebbe questo altro? Tu, sto per morire. Noi, non lasciarmi. Io, non so cosa fare. Prima, non so cosa fare senza di te, quando tu non ci sarai più. Ora, non so cosa fare di tutti questi giorni, di questo tempo in cui la morte è la cosa più visibile che c'è. Ti amo. Tu lo dici nella notte, quando ti svegli coi dolori o tra due sogni e mi cerchi con il braccio. Te lo dico quando trovo la tua testa diventata piccola e tonda nella mia mano, adesso che i capelli quasi non ci sono più. Quando ti carezzo un po' per farti girare e smettere di rosare. Ti amo. C'era un tempo quando ti cercavo con la mano e sentivo la tua pelle. Tendevo il dorso della mano contro le tue spalle, lo stomaco, le cosce, da qualche parte, durante la notte. Ed era stabilire un collegamento, avere un contatto con una parte piccola e senza linguaggio e forse molto giovane in me, una parte neonata, che avrebbe potuto trovare pelle e calore e scendere
trovare il fondo nella notte, rincasare, arrivare. Ti amo. Non sei più nel tuo corpo, non so dove sei, ondeggi nella morfina, entri ed esci dal sonno o dal torpore e non parliamo della morte. Invece mi dici ti amo e stendi la mano dal letto dove sei sdraiato durante le giornate, vestito e scrivi sul cellulare. Scrivi un romanzo sul piccolo schermo, 2, 3 righe prima di fluttuare nel sonno di nuovo. E io lascio la stipite e vado verso te e ti prendo la mano e ti guardo e ti dico anch'io ti amo. Grazie, grazie davvero e avevo veramente voglia, e poi lo faremo anche dopo, di sentire le parole del tuo libro. Fondamentalmente penso che la cosa molto importante di queste serate sia parlare del libro, far parlare il libro, e questo è un modo, secondo me, bellissimo, perché uniamo la scrittura tua con la voce tua. Io ho una serie di domande dopo, e veramente parlerò anche io un po', quindi penso che la prima cosa più importante sia quella, e la prima domanda più importante è di tu a noi che cos'è per te e che cos'è stato per te scrivere Ti amo, e di cosa parla Ti amo soprattutto, che così poi dopo io sono più tranquillo, dopo che l'hai fatto tu io posso sciogliermi e andare a farti le mie domande, ok? Sì, certo. Questo romanzo è un testo che ho scritto in gennaio 2020, quando ho capito che il mio marito italiano stava per morire, che non sarebbe vissuto un altro anno. E ho scritto questo romanzo, o documento, l'ho scritto esattamente come lo scrivo nel primo testo. L'ho scritto perché lui non voleva parlare della morte, e questo per me era così. Io ho scritto questo libro perché nel libro potevo dire tutto che non potevo dire direttamente a lui dal vivo, così in qualche modo ho scritto questo testo per poter mettere dentro il libro tutto quello che non potevo vivere con lui, e così questo era deposito nel libro e ho potuto così lasciare tutte queste cose più o meno dentro il libro e stare lì con lui nelle giornate, nella vita che restava. Perfetto, quello che ho sentito io quando l'ho letto. Ma allora, quello che la questione è stata questa, no? Tutto è nato per me da questo articolo che io mi sono tenuto e lo terrò sempre. Questo articolo che ha scritto Marco Missiroli, ed è un articolo che Marco Missiroli, che è uno scrittore italiano molto, molto famoso, ha scritto, ora non ricordo, vediamo proprio la data, domenica 21 novembre, sulla lettura. Io spiego un pochino come io sono incappato in Ti amo. Allora, succede che Marco Missiroli scrive, io leggo questo suo articolo, e lui dice: la premessa è onesta, non avevo intenzione di scrivere di nessun libro. Poi mi sono imbattuto nel romanzo di Hanna Horstavik, Ti amo, e non ho potuto fare a meno che scrivere di questo libro. Allora, la mia premessa è: non avevo intenzione di leggere un libro sulla malattia, perché negli ultimi tempi io non riesco più a leggere libri sulla malattia. E questo è una cosa mia. Però cosa è successo? Mi è successa la stessa cosa che è successa a Marco Missiroli, che dice: credo a quello che Julio Cortázar chiamava il mondo altro, ovvero l'imponderabile capacità di un'opera di chiamarci a sé. Quindi io ho letto l'articolo è finito, mi ero promesso che non avrei letto libri sulla malattia, mi sono fiondato in libreria e ho comprato Ti amo subito.
ero a Milano, era sabato in realtà, perché questo giornale è di domenica, ma esce di sabato. Compro il libro, il giorno dopo vado a Milano, quindi in treno da Lugano a Milano e da Milano a Lugano ho letto il tuo libro. Chiudo l'ultima pagina del tuo libro, scrivo un WhatsApp a Martina Malacrida che tu hai visto e gli ho detto io devo, a lei e a suo papà Roberto Malacrida, ho detto io voglio avere Anne alla fondazione, dobbiamo avere Anne alla fondazione, e da lì ho cercato di portarti appunto a fare questa serata e ce l'ho fatta. E per me è stato molto importante, perché quello che è successo, e te l'ho già detto, te l'ho già premesso, è che una volta che ho chiuso l'ultima pagina del tuo libro, mi è venuto in mente un altro libro, e questa è un po' questa forza, no, di questa intertestualità, che vabbè, non andiamo ad approfondire il concetto, è una, sto molto sul superficiale, parliamo di intertestualità, ovvero un libro mi richiama un altro, no? E il libro che mi ha richiamato in maniera molto forte è un libro che per me è essenziale nella mia, diciamo, libreria, se vogliamo, personale, che è L'anno del pensiero magico di John Didion. Allora, John Didion ha avuto un'esperienza come la tua, quindi ha perso anche lei, come è successo a te, come è successo a te il marito. L'ha scritto in questo memoir bellissimo, che per me è una delle scritture più belle che siano state fatte sul lutto, ma soprattutto sulla forza della vita rispetto al lutto. Nel momento in cui io ho chiuso il tuo libro, mi è subito venuto in mente John Didion. Però è strana questa cosa. Perché è strana? Perché John Didion ha fatto due cose diametralmente opposte da te. Perché lei, e leggo proprio due righe iniziali, no? Queste sue due righe iniziali sono secondo me fortissime, come fortissimo l'incipit che ci hai letto tu. Lei dice, life changes fast, life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends. Quindi la vita cambia veloce, la vita cambia nell'istante, ti siedi al tavolo a cenare alla sera e la vita come la conosci finisce. Allora, lei ha perso, come è successo a te, il marito, però a lei questa cosa è successa rapidamente, ok? In un secondo sostanzialmente il marito ha avuto un infarto ed è morto al tavolo della cena, ok? Una sera, molto giovane anche lui, John Gregory Dunn. Lei questo libro l'ha scritto 2 anni dopo, circa, quell'evento. Quello che tu fai invece in Ti Amo è una cosa diametralmente opposta. Prima di tutto tu non hai avuto, io non so se chiamarla fortuna o sfortuna, non ne ho idea, ma tu non hai avuto un instant nella tua vita, tu hai avuto un percorso che ti ha portato a quel lutto. E soprattutto tu non hai aspettato quel lutto, elaborato quel lutto, se è possibile elaborarlo, e ne hai scritto, ma tu hai scritto durante quel percorso che ti ha portato a quel lutto. Quindi per me sono due cose che sono il nucleo centrale di quello che volevo chiederti rispetto al tuo libro, e quindi la prima cosa che ti chiedo è se ci vuoi un attimino parlare proprio di questa cosa, di questo percorso, no? Di questa tua consapevolezza che quel lutto sarebbe arrivato e di cosa ha significato per te questo. Sì, io, questo Ti Amo, questo libro per me è molto, è nato molto come, e in un modo si autospiega dentro il libro. Quando hai finito di leggerla si capisce perché era necessario scriverla, perché nei ultimi pagine del libro è scritto di questo incontro con a Messico, questo incontro che è anche molto così, che è molto forte, un tipo di così richiamo della vita, del vivere proprio, il io del libro incontra questo uomo e c'è a un festival letterario, ed è un incontro che quasi si può chiamare un innamoramento e non succede mai niente, ma questo incontro ricorda cos'è essere viva, no? E invece torna al marito che lei ama più di tutto, e poi lui ha questo basso fiamma di vita, quindi è questo, ma anche penso anche che questa, per scrivere un libro ci vuole questa energia a volte troppo forte,
Perché è proprio fare qualcosa, di far arrivare al mondo qualcosa che prima non esisteva proprio. E da dove viene questa forza proprio di mettere al mondo qualcosa di nuovo? E per me era proprio questo discrepanza di queste due energie che così era come una frizione che ha dato il spinto a iniziare il libro. Quindi l'ho scritto perché era necessario scriverlo in qualche modo. Non so bene come rispondere alla tua domanda, perché io penso anche che io non avevo, prima che Luigi, mio marito, si è ammalato, io non ho mai avuto esperienze, cioè il mio vecchio padre ha avuto un bypass, operazione di cuore, così, ma non. Certo, è una cosa importante, ma non avevamo proprio paura che morisse. Quindi non ho mai avuto un'esperienza di malattia vicino a me, e neanche nessuna esperienza con la morte, di perdere qualcuno alla morte. E quindi io vivevo ogni giorno come una cosa, un nuovo passo in questo percorso che sapevo sarebbe arrivato alla morte alla fine, così, ma non sapevo niente di cosa aspettare, quindi l'ho scritto quando è arrivato e poi dopo è fatto. In qualche modo non posso dire altro. La questione, secondo me, cioè quell'altro secondo nocciolo, no? Che è quello della scrittura che ti dicevo, no? Didion elabora e scrive, tu scrivi durante. Ma la cosa, secondo me, è bellissima, e trovo forse il senso di queste, e lo dico anche a chi ci ascolta, il senso di portare degli scrittori alla Fondazione Sasso Corbaro è questo, secondo me, ed è la domanda che adesso ti faccio, è parlare di scrittura soprattutto. La cosa bellissima, secondo me, è che tu in questo libro, e io l'ho segnato, mi sono segnato almeno 4 volte, il tuo libro non è lungo, sono 87 pagine, potentissima, ma è un libretto che si legge veramente rapidamente, e in queste pagine sei riuscita almeno, le ho segnate io, però poi magari mi sono perso qualcos'altro, almeno 4 volte a scrivere delle riflessioni profondissime sulla scrittura in questo tuo momento. E guarda, mi sono segnato 2 o 3 frasi che secondo me leggo e poi ti chiedo appunto di questo, no? Tu scrivi, e le leggo in ordine cronologico, Scrivi: questo romanzo lo finisco perché è l'unica cosa che posso fare. Non posso fare nulla per aiutarti, non posso fare nulla nemmeno per me stessa. Poi scrivi anche più avanti: se c'è una sola cosa essenziale per me nello scrivere, è che deve essere vero. E poi ribadisci ancora: ciò che scrivo deve essere vero. Poi un'altra cosa sempre bellissima, andando più avanti sulla scrittura, tu dici: il romanzo ha un sapere, e questa è una cosa tua personale, mi è piaciuta tantissimo, il romanzo ha un sapere molto più profondo di me, e poiché entra in contatto con questa forza vitale, sa anche molto più di me su dove l'onda di ogni romanzo mi porterà. E l'ultima è alla fine, praticamente, dice: e quel che ho scritto qui è il modo più vero con cui ho potuto essere vicino a te con tutto ciò che non possiamo dirci in questi giorni. E qui arriviamo a quello che dicevi tu, no? A quelle parole della scrittura. E voglio chiedere al te scrittrice che cosa significa scrivere, no? Qual è il valore della scrittura, no? Di questo strumento che tu hai avuto in questo tuo percorso, ecco. Io penso che scrivere è proprio un modo, e anche per questo che non posso mai non posso mai non scrivere ancora, perché se una volta sei una persona che vive nel mondo scrivendo, in qualche modo diventa un modo di esistere proprio. Non è solo un modo per capire, ma è un modo di essere nel mondo, come dico anche un'altra, come scrivo anche a un'altra parte, che scrivere questo è creare un posto e poi posso essere in questo posto. Quindi è un modo di crearmi un posto di più che è un posto, in qualche modo trovo che scrivere è un modo di
Perché adesso siamo qui in questo meeting Zoom e tutto è così, in qualche modo è molto sottile, no? Ma poi parliamo di cose profonde, con una densità, con una profondità, con tanti strati, tante sfumature nel stesso tempo. E io penso che scrivere è proprio aprire l'accesso a questa profondità nell'essere. Io non so se potrei vivere senza una cosa e poi scriverlo, ma poi quello di poter condividere questa densità di vita, così che quello che vivo dentro, che per me spesso è molto più vero e reale delle piccole cose che vivo nel giorno, no? Che questo può essere condiviso, se no sarebbe una solitudine infinita vivere. Sì, e in qualche modo c'è tutte queste cose, ma anche, non solo questo, ma anche la bellezza in qualche modo. C'è qualcosa molto profondo per me in condividere con la bellezza, e che la bellezza è anche una forma di amore o di tenerezza, un qualità proprio del vivere, no? Hai detto due o tre cose che io adesso non riesco a ripeterti perché ero troppo coinvolto, ma sono contento che abbiamo registrato perché le andrò a riprendere e le andrò a scrivere e te le manderò e vedrai che hai detto delle cose sulla scrittura. A me hai dato qualche risposta stasera, cioè mi hai spiegato veramente il senso della scrittura, ok? E per me è arrivato tantissimo, grazie mille davvero. Vado avanti. Mi sono scritto anche un'altra cosa, perché allora, vabbè, la questione è stata questa. Nel preparare questa nostra chiacchierata, ho gironzolato un po' nella rete, visto che questo romanzo è bellissimo e merita traduzioni, è già stato tradotto anche in lingua tedesca, tra l'altro, visto che noi, alcuni che ci ascoltano magari hanno anche più facilità col tedesco, il romanzo è scritto anche in tedesco. E tu, facendo una piccola cosa su online con il tuo editore, Karl Rauch, che è l'editore che ti ha tradotto in tedesco, io ho rubato una piccola frase che tu hai detto, e adesso io la dico col tuo inglese, no? Tu hai detto in inglese, questa piccola presentazione era in inglese, dici, su ti amo, dici, I wrote this text first of all for myself, and then I realized, writing it, that it was not only a novel about death, but it was, e poi ti correggi rapidamente perché dici, but it was, quindi ma era, e poi dici, it is, è also a novel that fights for life. Quindi io traduco e dico, e tu dicevi, ho scritto questo testo prima di tutto per me stessa, poi ho realizzato scrivendolo che non era solo una novella, scusami, un romanzo riguardo alla morte, ma era. E poi ti correggi rapidamente, ma è, dici, un romanzo che combatte per la vita. E sostanzialmente quello che tu dicevi prima, che è il fatto che nel romanzo c'è una forte tensione c'è una forte tensione perché dall'inizio fino alla fine tuo marito, Luigi Spagnol, non vuole parlare di questa cosa, non vuole parlare della sua morte, è vitalissimo, organizza feste, continua a schivare, se vogliamo, questo concetto anche dopo le visite di cui tu racconti, eccetera, no? E dal mio punto di vista, però un'interpretazione mia, questo Fights for Life è un po' espresso da questo suo non voler sapere, non voler la verità. Ecco, questa è una mia interpretazione, no? Però si nota nel tuo romanzo che invece tu, da quel punto di vista lì, è una costante, come l'hai presentato prima, è un po' una sofferenza questa cosa per te, il trovarsi a, a, a non, il trovarsi, cioè il trovarsi di fronte a lui che non ne vuole parlare e tu che invece lo vuoi sapere che lui lo sappia, che tu lo sai. È una cosa fortissima nel libro questa, no? È questa tensione. Io lo dico solo per chi ci ascolta, la fondazione, come ti dicevo, si occupa di cura, eccetera, e abbiamo anche una rivista. Ho fatto una selezione di alcuni articoli che tanti nostri
diciamo, persone vicine alla fondazione hanno proprio scritto su questo concetto della verità, quindi io dopo le lascerò, però adesso voglio proprio che tu ci racconti un attimino cos'è questa cosa, del sapere versus il non sapere che c'è nel libro, no? Questa tensione molto forte, e io me la sono spiegata con quel Fights for Life, ecco. Sì, io molto, sì, molto bello e anche molto importante, penso, perché io penso che Luigi non voleva morire. Noi ci eravamo trovati, incontrati pochi anni prima, quindi lui era l'amore della mia vita e penso che anch'io ero il suo, quindi lui non voleva morire, lui voleva stare con me, lui voleva rimanere nella nostra vita. E io penso che tu hai molto ragione, la sua scelta era proprio chiudere tutto questo che aveva a che fare con la malattia per concentrarsi a tutte le cose possibili che potevano portare vitalità, gioia, tutte le cose che ci porta verso la vita. E invece io sono diversa e ho molto bisogno, io penso che sapendo che lui doveva morire, io avevo un altro bisogno di lui, che era proprio questo, il contatto più profondo in ogni giorno che avevamo proprio, perché il contatto vero è questo che dà presenza. E se lui non voleva proprio entrare o parlare con me del fatto che stava per morire, che proprio come scrivo nel romanzo, non potevo neanche guardarlo così. La morte era presente tutto il tempo e guardarlo era sempre anche sapere che stavo per perderlo, quindi guardarlo faceva malissimo, anche se era l'uomo che amavo più di tutto. Quindi c'era questo e io avevo sì, io avevo un bisogno che questa realtà si aprisse tra noi così che potevamo condividere esattamente quello che era, e questo non l'abbiamo mai potuto fare ed è andato così. Non, io dal mio punto di vista personale è proprio per quello che ho voluto anche interrogarmi davvero tanto prima di fare questa presentazione. Ringrazio tra l'altro appunto la caporedattrice della rivista con la quale abbiamo parlato di questa cosa, che è Gwenda Bernegger, e gli ho detto: Gwenda, io ho bisogno che tu mi tiri fuori degli articoli di gente che ha scritto sulla rivista proprio su questa questione, sul dire la verità, non dire la verità, e mi sono interrogato. Non sono arrivato a una risposta, non lo sono nemmeno arrivato mai nella mia carriera da medico, probabilmente le cose sono sempre anche un po' per i circostanziali, dipende tantissimo da qual è la situazione. Però ecco, appunto, è bellissimo nel tuo libro perché c'è una sorta di percorso, non c'è forse una risposta, arrivi, e lo dico per chi, per invitare a leggerlo, perché non è spiegabile, non so come dire, non riusciamo né io né te a spiegarlo, bisogna leggerlo, ma c'è questa sorta di percorso e si arriva a una realizzazione di una piccola risposta probabilmente rispetto a questo, quindi è veramente molto bello, ecco. E quella cosa, quel buff che facevi tu è proprio quello che c'è nel libro, c'è questa tensione forte, no? Perché è una specie di percorso che tu fai, e infatti il libro verso la fine, dalla pagina 70 alla pagina 80, è potentissimo, secondo me. Cioè lì c'è proprio una grossa potenza in quello che tu lo prepari, ed è come se si scatenasse lì. Un'altra cosa, l'ultima cosa, poi dopo passiamo. Io ho voglia di passare anche agli altri tuoi libri, sinceramente. Però appunto l'ultima cosa che ti chiedo, perché l'hai anche accennata tu. Allora, la questione è: perché io non ho più voglia di leggere libri sulla malattia? Perché mi sono reso conto che ultimamente tutta la produzione che mi capitava di leggere era un po' troppo piena di retorica, no? In mente. E sono un po' stufo di quello. Nel tuo libro zero retorica, proprio quello che mi ha colpito. Sei molto cruda in certi aspetti, non hai problemi a raccontare anche gli aspetti più difficili della malattia, di un rapporto con una persona che sta in casa con te, che non sta bene, che ha subito delle operazioni, eccetera. Una cosa straordinaria è che praticamente tu parli, dai un nome alla malattia di tuo marito, che tuo marito ha avuto un tumore al pancreas, e quella parola pancreas arriva soltanto alla fine.
Cioè, noi sappiamo che tuo marito ha una malattia e poi soltanto alla fine viene spiegata quale malattia è, ma questo è proprio per non dare importanza a quella malattia, ma per dare importanza al concetto malattia proprio. E questo è molto bello, tu ne parli in maniera molto forte, senza retorica e tutto. A un certo punto, quella cosa che tu hai accennato del Messico, e io voglio chiedertela questa domanda, allora succede proprio che, perché secondo me dimostra quanto la vita è beffarda e quanto anche la vita stessa combatte per lei, no? Tu in questo periodo di enorme sofferenza ti ritrovi ad andare a un festival di letteratura in Messico e beffa della vita ogni tanto ci mette di fronte a delle situazioni che noi non sappiamo controllare, ci capitano, non sappiamo perché ci capitano e scombussolano un po' i piani, no? Ci mettono in discussione totalmente, no? E ci dici giusto qualcosina di questo che secondo me dimostra veramente quanto ancora di nuovo stiamo parlando di vita, ecco. Ne ho già detto un po', cosa vuoi che dico ancora di questo incontro a me? Allora, voglio che mi dici quanto questa cosa, cioè quanto tu ti sei messa lì un giorno e hai pensato, hai detto come mai mi capitano queste cose, come mai la vita mi fa capitare questa cosa in questo momento. Io penso che il mio atteggiamento verso la vita è molto così, in qualche modo mi sento sempre molto fortunata. Tutto che succede mi arriva e anche quando sono cose che fa male, perché male fa parte della vita, non possiamo escluderli, ma anche quando capitano cose male, viene aiuto in qualche modo, viene un aiuto, ma è l'aiuto è spesso anche un aiuto inaspettato che tu non potevi mai così pensare che dovrebbe arrivare in questo modo. E per me è stato un aiuto. Per me, io ho sempre pensato a lui come un angelo, proprio che è capitato così. È stato una luce, proprio la vita, come dicevi tu, la vita stessa che lutta per la vita, no? Così. Esatto, no, una storia bellissima e l'ho trovata bellissima per quello che mi piaceva appunto ripeterla con te, perché è veramente è molto bella e secondo me è esemplificativa di tutto, ecco. Allora, siamo, guarda, mezz'ora quasi abbiamo parlato di ti amo. Questa cosa qui tra l'altro te l'ho anche chiesta perché è un legame a quello di cui voglio parlare adesso, che sono i tuoi altri due romanzi. Allora, tu purtroppo, sono molto triste, perché io in un mese neanche ho letto tutto quello che posso leggere di te. Sono un po' arrabbiato. Dico, prima di questo è un appello a Ponte alle Grazie a tradurre, cioè scusami, tu scrivi 15 libri e io ne posso leggere 3. E già sono arrabbiato. Comunque, in sé, gli altri due libri che possiamo leggere di Hannah e tradotti in italiano sono questo qui, che si chiama A Bordeaux c'è una grande piazza aperta. Ci tengo solo una cosa. Allora, questo libro l'ha tradotto Sara Culeddu, il libro Ti amo l'ha tradotto Ingrid Basso, e l'altro libro di cui parleremo dopo, che è il terzo libro che possiamo leggere in italiano, che è Amore, l'ha tradotto tuo marito con te, ok? E ci tengo a dirlo perché anche per me è molto importante anche la questione del traduttore, ci tengo anche a dare valore a loro perché permettono di leggere le tue opere. Allora, volevo appunto parlare di A Bordeaux c'è una grande piazza aperta e ci leggi qualcosa di questo, giusto? Sì, con molto piacere, anche se devo ammettere che il pezzo che tu hai scelto... Sì? Non ti piace? È tuo, l'hai scritto tu? No, ma lo trovo un po' difficile l'italiano. Quindi noi siamo tolleranti, siamo in uno stato qua in Svizzera dove praticamente non parliamo né italiano né tedesco né francese, dicendo che parliamo tutte le tre lingue ma non ne parliamo nessuna, quindi vai tranquilla, figurati. Bene, bene, ma a volte sono pezzi che io avrei, che trovo un po' difficile di capire col mio italiano, quindi io avrei voluto così, se io... Quando è tradotto questo libro, il mio, io non parlavo, era all'inizio per me in Italia, non parlavo italiano per niente, quindi adesso avrei voluto così.
Quindi spero di poter leggerlo in un modo che dà senso a quello che ascoltano. Va bene, è un piccolo, piccolo pezzo che ha scelto tu, nel nulla del libro, così nel mezzo, non Esatto, spieghiamo poi lo niente. capiamo perché dopo lo capiamo. Sì, ma io vorrei leggere un piccolo pezzo più lungo, posso? Quello che vuoi, Bene, sì, bene, bene, bene. comandi tu. La bellezza, dice Abel, anche quella è potere. Mi guarda ancora, ha sollevato lo sguardo dal bicchiere. Sei bella, dice. Mi viene di nuovo voglia di piangere. Ho sempre pensato che c'è della tenerezza nella bellezza, dico. I came so far for beauty. L'ho pensato spesso di me stessa, che è la forma. La bellezza nella forma, la promessa, quello che è di più, la ragione per cui mi occupo di arte. Altrimenti sarei potuta essere un filosofo se fosse stato il pensiero in quel che faccio a contare. O avrei fatto un altro lavoro, uno qualsiasi. Perché non è il pensiero in sé, ma è il pensiero che fa esperienza della forma. È tutto quel che la forma è di più, è altro dal pensiero. È lì che volevi tu che mi chiudi, ma io vorrei così solo Vai, un vai, vai piccolo, piccolo tranquilla. pezzo. Vado Vai, avanti. certo, io vai tranquilla. Sì, dice Abel, c'è una tenerezza, è vero. Da bambina è come se la bellezza mi salvasse. Ogni volta che ero sola, c'era qualcosa di bello che poteva tenermi. Un albero, la luce del cielo che cambiava, come il vento si muoveva tra l'erba secca fuori alla finestra della mia camera. Le linee del paesaggio, il colore nella terra, sui campi, fuori, come i colori si disponevano l'uno accanto all'altro, come nastri. E mi chiudo lì, ma volevo solo Ok, questa esperienza della bellezza. esatto. Allora, brevissimamente, di cosa parla questo libro? Come sempre, i tuoi libri hanno, quelli che leggiamo in italiano, questi due romanzi che leggiamo in italiano hanno delle trame molto semplici, ma la cosa bellissima è appunto che in questo libro c'è un artista norvegese che va nella città di Bordeaux, nella quale ha un artista di arte contemporanea che ha un'installazione da fare in una galleria d'arte e dove conosce una gallerista. Detto questo, questa artista è una signora con già una figlia adolescente, Sophie, e con in mezzo a una relazione con questo Johannes molto molto intensa. Questo in sostanza la trama, non mi interessa tanto la trama, quello che mi interessava molto di più e per quello che ti ho fatto leggere questo pezzo, e questo pezzo parla di bellezza e quindi parla di arte. A me interessava questa cosa dell'arte perché ha due forti collegamenti con te. Allora, uno, questo nella copertina italiana di Ti amo. È il quadro, l'ultimo quadro che ha fatto Luigi, quindi tuo marito era anche un artista. Tu nei tuoi romanzi, nei tuoi due romanzi che leggiamo in italiano, non solo in A Bordeaux, ma anche in Amore, parli di arte spesso, c'è molta presenza della città di Venezia nei tuoi romanzi, che è una città che noi sappiamo essere fortemente votata all'arte. Quindi quella, la mia domanda che viene da A Bordeaux è proprio questa cosa qui, se ci parli appunto del tuo rapporto con l'arte, perché chi ti legge, o comunque chi ti legge in italiano, non può non dire che Hanne Horstvik è molto legata all'arte e ama moltissimo l'arte. Sì, io penso che per me, così di dire che l'arte è importante, per me può sembrare molto così, boh, un po' nelle nuvole, per me è molto molto concreto. Per me l'arte, come dicevo prima, su questi, perché scrivo, perché è tanto importante scrivere, cosa scrivere, è proprio che per me l'arte
è questo condividere quello che c'è di più in noi, nel vivere. E se lo facciamo come scrittura, come pittura, come musica, come può essere di tutto, ma è una condivisione della profondità e della densità e delle sfumature che non riusciamo a come si dice, esprimere senza quella cosa lì, cioè non riusciamo a toccarli o trovarli o poter così senza l'immagine. Che io penso che proprio che anche nella letteratura c'è lavora l'immagine come struttura di essere, perché dentro l'immagine, anche immagine di sogni, no? Dentro un'immagine possono convivere cose proprio opposti, possono essere presenti nel stesso momento. Quindi l'immagine come arte, come c'è qualcosa nell'immagine che ci dà accesso a tante cose nel stesso momento. Sì, questa domanda te l'ho fatta anche proprio perché alla fondazione, la fondazione Sasso Porbaro, adesso te lo dico in italiano, poi vediamo se capisci, è una fondazione che si chiama Fondazione per le Medical Humanities, e le humanities sono quelle di cui tu hai parlato, quindi la letteratura, la musica, l'arte, e mi interessava proprio questo rapporto, no? Quindi ci siamo perfettamente dentro la questione delle humanities. Perché poi io ti ho fatto leggere quel pezzo lì che tu dici l'ho preso a caso in mezzo al libro? Non si dovrebbe, perché uno dice, oh, l'incipit come prima, che spiego. Quel pezzo è stato preso a caso per quella questione che dici tu per la musica, perché tu hai letto un pezzettino in inglese che io quando l'ho letto subito ho detto ok, questa è la citazione di una canzone di Leonard Cohen che è bellissima e che invito tutti quanti, quando abbiamo finito la nostra presentazione stasera, vi andate a googolare I Came So Far For Beauty e vi andate ad ascoltare la canzone di Leonard Cohen, così insieme a quello che ha scritto Anna, alle opere che tu menzioni anche e agli artisti che tu menzioni nei tuoi libri, c'è anche la questione della musica che ci spiega ancora di più, no? Quanto è bello combattere per la vita, per sentire certe cose, per leggere certe cose. Quindi è stato un po' per questo che appunto ti ho fatto la domanda. Allora, e questo per quanto riguarda Bordeaux, che è un libro che a me è piaciuto tantissimo, invito tutti quanti a leggere anche quello. E arriviamo invece alla questione di, secondo me, poi mi dirai di no, però, allora, Amore, questo è il tuo libro, possiamo dire, quello più famoso? Allora, scritto nel 1994. No, 97. No, 97. 97, ok. Scritto nel 1997, ma aspetta, nel 2018 tradotto in inglese, libro che è arrivato finalista al National Book Award, ha vinto il Pen Faulkner, ok? Quindi un libro importantissimo quando è arrivato, soprattutto quando è arrivata la sua traduzione inglese. L'abbiamo tradotto in italiano da poco, quindi di nuovo grazie a Ponte alle Grazie. Libro bellissimo, si svolge anche qui, trama semplicissima, non si svolge in una notte, c'è un bimbo che ha nel passaggio di una notte tra il bimbo che compie da 8 a 9 anni, Yon, che è il figlio di Vibeke. Vibeke e Jon si sono trasferiti in Norvegia da un paese a un altro, sono nuovi di questo paese, tutto si svolge in questa notte e parla di che cosa? Parla di tutto quello che nella tua poetica, in realtà nella tua poetica che io posso leggere in italiano, secondo me è un nodo chiave. E prendo di nuovo una frase che ha scritto Marco Missiroli, che secondo me è bellissima, lo spiega molto bene, no, questa cosa. Lui dice che tu scrivi ammettendo le solitudini come basi delle relazioni. Questa questione del io, tutti i tuoi personaggi che sono bellissimi, profondissimi, tutti quanti sono personaggi molto soli, questo è quello che ho letto io, sono personaggi molto soli, consci della propria solitudine, ma che hanno una spinta fortissima alle relazioni. Enorme, una spinta veramente forte, questo bimbo che appena incontra una persona ha una spinta forte nel conoscerla, questa donna, questa Vibeke che ha una spinta molto forte,
questa spinta molto forte nelle relazioni. C'erano anche in Bordeaux, per esempio, la protagonista ha questa spinta fortissima nelle relazioni, nonostante sia una persona sola. E quindi questa cosa è interessantissima, secondo me. È un continuo combattere nei tuoi libri, è un continuo combattere dei personaggi tra una forte solitudine loro e un'introspezione psicologica. Tu parlavi prima dei sogni, sono dei personaggi che sognano tantissimo, pieni di sogni i tuoi. Ci sono tanti sogni nei tuoi libri, tanti sogni di questi personaggi, quindi tanta introspezione dei personaggi, ma anche una forza e una facilità anche nel costruire relazioni che è bellissima, ecco. Volevo appunto, forse l'ultima domanda che ti volevo fare, ti faccio leggere un pezzo di amore e poi dopo mi dai la risposta. Ma che interessante, leggerò, ma trovo questo interessantissimo, quello che hai detto, che hanno una fortissima, che c'è questo doppia, dualismo, così. Sì, questa cosa, che sono molto soli, ma... Non ci ho mai pensato, ma è verissimo, molto vero, vedi, ci voleva tu. Allora, una delle versioni norvegesi di questo libro è così, sì. Che anche per me dà proprio il senso della solitudine da questo libro abbiamo scelto di leggere l'Incipit, quindi lo leggo, leggo. Quando sarò grande andiamo via in treno, fino a dove si può. Guardare fuori dal finestrino, montagne e laghi e città, parlare con gente di paesi stranieri. Stare insieme tutto il tempo, non arrivare mai. Leggi 3 libri alla settimana, spesso 4 o 5. Le piacerebbe leggere tutto il tempo, seduta a letto sotto la coperta con il caffè, molte sigarette e una camicia da notte calda. Potrebbe fare anche a meno della televisione. Non la guardo mai, pensa, ma non andrebbe bene per you. Sterza da un lato per evitare una vecchia signora che barcolla tirandosi dietro un carrello porta spesa sulla strada ghiacciata. È buio. Ci sono i muri di neve lungo la strada che fanno ombra, pensa Vibeke. Poi si rende conto che ha dimenticato di accendere i fari, ha guidato per quasi tutta la strada di casa al buio. Li accende. Jun prova a non strizzare gli occhi. Non ci riesce. Sono i muscoli attorno agli occhi che hanno i crampi. È in ginocchio sul letto e guarda dalla finestra. Tutto è immobile. Aspetta che torni a casa. Prova a tenere gli occhi aperti e rilassati. Fissa uno stesso punto fuori dalla finestra. C'è almeno 1 metro di neve. Giù, in fondo, sotto la neve, vivono i topi. Hanno strade e canali. Si cercano, pensa Jun. Forse si portano del cibo. Il rumore della macchina. Quando sta aspettando che arrivi, non riesce a farselo tornare in testa. Me lo sono dimenticato, pensa. Ma poi arriva. Spesso quando lui ha smesso per un momento di aspettarlo e non ci pensa. Lei arriva e lui riconosce il rumore, lo sente, nella pancia, è la pancia che si ricorda il rumore, non io, pensa. E appena dopo che ha sentito la macchina, la vede, da quell'angolo della finestra. La macchina blu gira la curva dietro il cumulo di neve in fondo alla strada. Lei sterza per entrare in casa. E sale la piccola rampa verso l'entrata. Il rumore è forte e si sente benissimo da dentro la stanza prima che lei spenga. Poi lui la sente chiudere la portiera della macchina e aprire il portone d'ingresso. Jun conta i secondi prima che si richiuda. Gli stessi rumori ogni giorno.
Vibeke. Ah. Sì. No, ma chiudiamo lì. Perché... Vai, vai. No, non per me, ma per me va meglio chiudere lì. Ok. Perfetto. Allora, Ann, perché ti ho fatto leggere questa cosa? Perché questo, perché ti ho fatto leggere l'incipit? Perché in questo incipit, allora, a parte che mi piace moltissimo come tu in amore, sostanzialmente le parti, provo a spiegarlo così a chi deve comprare il libro e leggerlo perché è bellissimo, le parti di Vibeke, Vibeke come dici tu e di giustamente Vibeke e di Yon, sono sostanzialmente entrano l'una nell'altra senza soluzione di continuità. Chi legge il libro da un momento all'altro si ritrova tra Vibeke e tra Yon ed è bellissimo, non c'è quasi soluzione di continuità, sono questi, quasi questi flussi di pensiero dove i due personaggi, le cose che fanno i due personaggi, queste vite parallele che hanno in questa notte si intrecciano, se vogliamo, ed è proprio bellissimo. Una cosa, l'ultima cosa che ti chiedo è, questo è un romanzo dove c'è una mamma e un bimbo e questa mamma con una forte relazione nuova, appunto quello che ti dicevano, con una facilità di avere una relazione con una persona e di costruirla nonostante la sua forte solitudine. Alla fine mi sono chiesto perché diavolo questo romanzo si intitola Amore. Sì, è una domanda che ha più così, che ha molte risposte proprio. La prima risposta, aspettatemi 2 secondi che vado a cercare un altro libro. Si chiama Amore anche perché questo libro si chiamava Entropy ed era il libro che avevo scritto prima. E questo Entropy tutti dicevano, ma perché devo leggere un libro quando non capisco neanche il titolo? È tanto e ho sempre pensato, ma dai, se non vai a cercare così. Va? Ma poi, poi ho pensato che allora per il mio prossimo romanzo lo darò un titolo così accessibile che nessuno può dire la stessa cosa. È una delle ragioni. Poi è anche un po' un, come si dice, un punto verso i miei genitori che parlavano sempre di amor quando ero piccola, Kjærlighet, che è il titolo norvegese Kjærlighet. E io lo sentivo sempre come un, come un, come mentire, questo sciale era sempre mentire, mentire, ma dov'è questo amore? Dov'è? Dov'è? E cos'è? Cos'è? Allora, ultimamente, quindi, penso che il titolo più profondo del senso è questo. E poi ho anche scritto questo libro. Ho iniziato a scriverlo quando ho avuto la mia figlia, che lei era neonata e lei, e io stavo con questa bimba, così mi chiedevo, ma come posso io essere sicura che lei sa che io l'amo? E per me questa era una domanda, per tanto tempo, era una domanda di parole, di linguaggio, no? Quando è il linguaggio pieno di quello che dice, così quando c'è qualcosa dentro le parole o quando sono vuoti, perché tu puoi dire così ti voglio bene, ti amo a qualcuno e è proprio è il cielo, è pieno è e poi forse anche la stessa persona un'altra volta può venire da te e dire ma sai ti voglio benissimo, proprio ti amo così, e tu senti ma dai c'è. Non c'è niente in queste parole, niente, ma le parole sono le stesse proprio. Ma... E quindi ho scritto questo romanzo anche un po' per chiedermi in un modo molto, molto concreto, perché è un romanzo molto concreto che si seguono questi due personaggi e tutto è molto concreto. Si vede cosa fanno, non c'è molto introspezione, non c'è molto pensieri, non c'è... E volevo così... Cos'è? O come si fa?
Amore. Molto vero, cioè nel senso da lettore forse la seconda cosa che hai detto, quella cosa dei tuoi genitori è la cosa che ho percepito di più, no? Che a volte questo amore è molto vacuo, no? È un amore detto ma effettivamente poi in quei rapporti, e lo si vede, no? Anche nei tuoi personaggi, niente, però quello che secondo me ha senso è leggerlo e darsi un po' una risposta a ognuno, no? Del perché, era un po' così, un po' una provocazione come... Una provocazione la mia domanda, come avevo forse capito che era una provocazione il tuo titolo del libro. Io non ho più domande in realtà, non so se tu volevi dire qualcos'altro, e mi faceva piacere magari guardare giusto un paio di domande che ha scritto qualcuno. Sì. Se facciamo ti così. Facciamo allora, io l'unica domanda che vedo qui in chat, eventualmente Anais, poi se tu hai altre domande, perché io Facebook non lo vedo, quella che mi hai riportato tu da Facebook è di Nicoletta, che chiede una cosa che ti avrei quasi chiesto anch'io, mi ero scritto anch'io in realtà. Lei scrive: cos'ami ancora dell'Italia? E io aggiungo anche che nei tuoi romanzi, nel tuo Ti amo in realtà, ma anche in Abordò, c'è questa forte spinta nei confronti delle città italiane, Milano e Venezia soprattutto. Quindi ne parli delle città, proprio sembra che le vivi in maniera molto forte da questo punto di vista, anche proprio nel libro. C'è tanta Milano, c'è tanta Venezia in Ti amo, c'era Venezia, mi sembra anche in Abordò, che tu menzioni la Biennale, ecco. Quindi cosa ami ancora dell'Italia, è la domanda. O ami dell'Italia, non ami ancora, ami. Tu sei partita da poco per tornare a Oslo, ma eri qua da noi a Milano poco tempo fa. Sì, 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 tornerò tra poco a Milano, quindi... Cosa ti piace di questa Italia? Mi piace soprattutto la gente e gli incontri, che è facile incontrare gente, è facile avere... che ho imparato un nuovo modo di condividere cose della vita che qui in Norvegia siamo più così privati o più così riservati in qualche modo, anche con amici, che in un modo questo è una condivisione della vita in qualche modo che mi fa molto piacere. Sì, anche questa impulsività e anche questo all'improvviso tu poi, ma Hanna oggi... pranzo, tra un'ora, così, facciamo. Oppure come ho fatto io, Anna, oggi, presentazione, libro, chiamo, telefono, organizziamo e le chiediamo tutto quello della sua vita e andiamo fino a chiederle le parti più intime. Perdonami. Siamo curiosi, forse. Cosa hai detto? Che siamo curiosi. Sì, ma questa è bellissima, e anche che i lettori italiani, anche questo è bellissimo, perché adesso che Ti amo sta così un po' girando su, e che le gente non hanno paura di contattarmi e scrivermi, ma hanno questo libro, mi ha toccato questo, grazie, di condividere qualcosa che è vissuto, e io penso che questo è molto umano, sì, bellissimo. Bene, allora Anais mi scrive che non ci sono domande. Noi siamo arrivati ad un'ora e volevo giusto chiudere con un ennesimo consiglio musicale, perché tu in Abordò, e te l'ho anche scritto sull'email, non solo ci hai messo Leonard Cohen, ma ci hai anche messo George Michael, giusto? Quale? Non mi ricordo più. Aspetta, hai messo... È una canzone che hai messo, e adesso lo dico a tutti quanti, è una canzone che hai messo a cui io sono molto legato, perché, adesso ve lo dico perché, è una canzone che tu hai messo ed è una canzone che ha i miei stessi anni. Ah! E quindi Careless Whisper di George Michael ha i miei stessi anni, è uscita nel 1984. Si sente? Male. Andatevela a sentire. Adesso meglio?
Vabbè, insomma, era lui. E quindi, niente, penso che possiamo finire così con un po' di musica, dai. Cosa dici? Bellissima. Cioè, da un certo punto di vista, per me è forse un po' una fatica, e poi mi chiederò che senso ha avere magari così insistito. Bastava forse anche solo aver letto il libro. Da un altro punto di vista, sono invece molto felice di averti conosciuto e di avere fatto conoscere la te scrittrice a chi ci ascolta. E niente, ecco, la finiamo qui. Io sono felicissimo, ti ringrazio tanto e niente, ecco. E quando è che traduciamo il prossimo libro in italiano? Quando è che arriva? Chiediamo a Pontale Grazie, speriamo presto. Presto, vogliamo un libro di Anna Osterwick presto in italiano, però l'ultima cosa che dico, visto che tanto un sacco di gente legge l'inglese, hanno appena tradotto The Pastor, giusto? In inglese, ho visto. Ecco, quindi ce n'è uno fresco fresco tradotto in inglese. Dubito che qualcuno qui legga il norvegese, però se c'è qualcuno ha la fortuna di potersi leggere tutti gli altri 13, 12, ok? Grazie Nicola, grazie. Rinnovo giusto. E ti invito anche a te, Angia, che ci sei. Faremo con la fondazione l'anno prossimo, inizio 2022, il 20 gennaio, il 2 febbraio, il 9 febbraio e il 2 marzo delle serate come questa con degli scrittori italiani, sempre un po' sul tema. Questi sono scrittori che scrivono del contemporaneo con un sottofondo di malattia, ma dove la malattia non è protagonista. Quindi vicende dove c'è la malattia di sottofondo, non protagonista, e sempre per parlare un po' di scrittura, no? Del senso della scrittura. Okay. Quindi vi invito anche a questo, metteremo i vari link e tutto. Io dovrò andare a prepararmi durante le vacanze di Natale. Grazie Fare questo. Grazie Anna, veramente tutti scrivono fantastico, complimenti, bravissimi. Bravissima, grazie. a te. Grazie a tutti, grazie alla Fondazione. Ciao.